Vi invito ad aprire le Bibbie nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, versetto 4. Ripeto, Esodo, capitolo 3, versetto 4. Ora, l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: «Mosè, Mosè!» Egli rispose: «Eccomi!» Buon sabato, fratelli. È una gioia essere qui con voi questa mattina, predicare la parola del Signore. Il culto di questa mattina l'avevo intitolato «Chi è Mosè?». Sono sicura che se venissi da ognuno di voi singolarmente e vi chiedessi «Chi è Mosè?», ognuno avrebbe una risposta. Forse non sarebbero tutte uguali. Quindi volevo ripercorrere un pochino con voi l'inizio della meravigliosa storia di Mosè. Chi è Mosè? Mosè appartiene a quella schiera dei personaggi biblici che hanno la loro storia già scritta nel nome, in parte. Mosè in ebraico è Mashà, e come possiamo leggere, se mi volete seguire, in Esodo 2 al versetto 10, ella lo chiamò Mosè perché disse: «Io l'ho tirato fuori dalle acque». Quindi Mosè era uno scampato dalle acque, era un sopravvissuto. Mosè apparteneva a quella generazione dei bambini maschi, figli di ebrei, che nacquero sotto il decreto del Faraone che ne voleva la loro sistematica eliminazione. Inutile cercare delle ragioni razionali per questa sistematica eliminazione. Vi chiederete perché non sterminare le donne se si vuole fermare la crescita di un popolo e non i maschi. Questa decisione è dettata un po' dalle fobie, da dei processi politici. Possiamo leggere la sorella White in Patriarchi e Profeti, ci dice che Satana aveva ispirato questo ordine, poiché sapeva che fra gli israeliti sarebbe sorto un liberatore, indusse il re ad uccidere i bambini ebrei, sperando così di vanificare il progetto di Dio. Comunque sia, possiamo dire che Mosè non nacque proprio sotto una buona stella e in un buon periodo. Quindi la sua non è una buona stella e il suo destino è più o meno segnato. Neanche riuscito ad avere un nome, il nostro Mosè, la cui vita viene già mortificata, è un salvato dalle acque. Ma come possiamo sapere, uno stratagemma che viene dall'amore di una mamma, e poi scopriamo che altro non è che l'amore di Dio, egli viene sottratto dalle acque, viene salvato per essere allevato con la migliore educazione proprio nella casa del faraone. Dunque Mosè è uno scampato dalle acque, e questo è già sufficiente per definire la prima parte della sua identità umana. Ma Mosè porta quindi il nome della vittoria dell'amore sul destino, della vittoria della tenerezza materna sulla cattiveria umana, anche della figlia del faraone, della vittoria dell'amore sulle scelte politiche. Mosè dunque è uno scampato, è un sopravvissuto, ma non è tutto. Se proseguiamo nella storia di Mosè, ora ci tocca chiederci: chi è Mosè? È un egiziano o è un ebreo? È un ebreo di nascita, abbiamo visto, e dopo essere scampato dal diventare un ebreo di nascita e di morte precoce, è un ebreo di nascita e di adozione egizia.
ne impara la lingua, ne impara i costumi, presumibilmente anche le buone maniere degli egizi. È un'identità complessa quella di Mosè, perché porta con sé delle opportunità e delle criticità. Mosè è un portatore sano di un conflitto sistemico fra due popoli, fra lo sfruttatore e lo sfruttato, fra l'oppressore e l'oppresso, e tutto questo lo precede e anche lo accompagna. Mosè, dunque, deve decidere chi egli è veramente, se voglia essere un ebreo o un egiziano, nella piena consapevolezza che un'opzione escluderà l'altra. E Mosè sceglie, ma come lo fa? Non lo fa facendo dei ragionamenti opportunistici o seguendo un ideale religioso. Non sceglie come fa Ruth, la Moabita, la quale dichiara la sua decisione di appartenere ad Israele mediante il vincolo che lo unisce a sua suocera Naomi, no? Ricordate le parole: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Bella questa decisione. Mosè non sceglie propriamente così. Mosè in realtà lascia più o meno che siano le circostanze a scegliere per lui. Infatti ricorderete, adesso lo leggiamo, che egli assiste a un litigio, o meglio ad una vessazione di un egiziano su un ebreo. E che cosa pensa di fare Mosè? Uccide l'egiziano. Allora leggiamo in Esodo 2, se mi volete seguire, dal versetto 11 al versetto 14. Esodo 2, dal versetto 11 al versetto 14. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli, notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascoste nella sabbia. Il giorno seguente uscì, vide due ebrei che litigavano e disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo compagno? E quello rispose: chi ti ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti l'egiziano? Chi è Mosè adesso? Adesso non è più uno scampato dalle acque, semplicemente, non è neppure più un egiziano, e i suoi fratelli ebrei non sembrano disposti a riconoscergli la cittadinanza di ebreo. Mosè, che lo voglia o no, adesso è un assassino. Quel conflitto che lo precedeva, quel conflitto legato alle fobie dei potenti, ai decreti del faraone, allo sfruttamento brutale di un popolo, si è trasferito dentro di lui, lo ha abitato e ne ha pervaso la sua fragile identità. L'identità così appare qui formata, più determinata dalle circostanze che dal volere della persona. Cosa sarei io in fondo, semplicemente, se oggi avessi un colore di pelle diversa, o se fossi nata in Siria, in Africa, o se vivessi a Gaza? Non sarei certamente la stessa persona. Non possiamo pensare che per Mosè il conflitto che stava vivendo i suoi due popoli di appartenenza non fosse entrato anche dentro di lui. Questa nuova identità però non è accolta da Mosè. Mosè non sente la vocazione dell'eroe, non vuole salvare nessuno, anzi ne ha ucciso uno, e non vuole accettare le conseguenze del suo atto. Infatti Mosè fugge, va lontano dal suo paese, scappa. Scappa sia dagli ebrei che dagli egiziani. A un certo punto, più in là, lo troviamo dunque nel paese di Madian, seduto presso un pozzo. E la domanda ce la dobbiamo porre nuovamente: chi è Mosè?
Adesso Mosè è un fuggiasco, è un pavido, è uno scalzato dal suo popolo, dalle sue origini e dal suo passato. È inutile che cerchiamo nei testi che separano la fuga dal pozzo di Madian un travaglio interiore di Mosè alla ricerca di una nuova identità. Mosè è un fuggiasco. Non ha tempo né voglia di interessarsi a questioni che hanno fin troppo condizionato la sua vita. Adesso Mosè vuole una vita tranquilla, fugge lontano, prende moglie e cerca un lavoro salariato. Così lo troviamo a pascolare un gregge, il nostro Mosè, il gregge di suo suocero. Nessuna ambizione, nessuna ricerca di successo, non vuole farsi un nome, non vuole essere un leader, Mosè. Vivere e basta. In fondo per molti di noi è più che sufficiente. È uno scherzo. Lo era anche per Mosè. E questa volta Dio non si presenta a Mosè nelle fattezze di un seno materno amorevole che lo allatta a pagamento dopo averlo messo in salvo con amorevole astuzia. Adesso Dio irrompe nella quiete di Mosè. Questo testo dell'Esodo lo troviamo riportato anche in Atti. Se volete seguirmi, in Atti 7, al versetto 30 e il versetto 31. E leggiamo così. Trascorsi 40 anni, un angelo del Signore gli apparve nel deserto, nessuna ambizione, dal monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Mosè guardò e rimase stupito di questa visione. E come si avvicina per osservare meglio, udì la voce del Signore. La prima cosa che fa Mosè nel deserto, mentre pascola un gregge, si meraviglia. Mosè sta lì nel deserto, vede un pruno ardente che brucia, gli sembra che continui a bruciare senza consumarsi e si meraviglia. E che cosa fa? Si spaventa? Scappa via? No, si avvicina. Si avvicina. Percorre un cammino per avvicinarsi a questo pruno, la grande pianura dell'Oreb a 1700 metri di altitudine è sovrastata da grandi montagne con terrazze di sabbia e di roccia. Su una di queste terrazze, immaginatevi l'immensità di questo luogo, c'è un pruno che arde. Mosè avrebbe potuto pensare al pericolo che poteva correre, o sarebbe potuto spaventare di un evento soprannaturale, e invece si meraviglia e guarda, cioè viene colto da quella capacità di interessarsi all'inaudito, all'inspiegabile. E accade così che Mosè, che vi volevo ricordare è un fuggiasco, un assassino, uno scampato dalle acque, certo non è un sacerdote, non è un profeta, non voleva essere assolutamente un eroe nella sua vita, ha una storia complessa, certamente, ma in fondo è come uno di noi, che però vuole andare a vedere. Ed è proprio questa curiosità che lo conduce a Dio. Infatti Mosè a questo punto si avvicina al fuoco e una voce gli dice: Mosè, Mosè. Nella Bibbia è abbastanza raro che una persona venga chiamata due volte. Vi sono tuttavia alcuni casi. Il primo testo, se mi volete seguire, lo facciamo anche rapidamente, è in Genesi 22 al versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Riguarda questo versetto il momento culminante della vita di Abramo, quando cioè è chiamato a sacrificare suo figlio Isacco. Il secondo testo lo troviamo in Prima Samuele 3, al versetto 10.
Questo testo ci riporta Samuele che viene chiamato nella notte da Dio, Samuele, Samuele. Anche qui siamo di fronte alla svolta della vita, della storia di Israele, prima di tutto. Finito il periodo confuso dei giudici, sta per aprirsi il periodo della monarchia, che comporterà un nuovo avvicinarsi a Dio, di Dio al suo popolo. E Samuele risponde come Mosè: eccomi. Il terzo è in Luca, ve lo cito, Luca 10 al versetto 41. Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, ovvero l'ascolto della parola di Gesù, così come aveva scelto Maria. Il quarto lo troviamo in Luca. Simone, Simone, ricorderete, riferito al rinnegamento di Pietro. E infine, in Atti 9 al versetto 4, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Dove Dio chiama alla conversione Paolo. Tutti i versetti che vi ho citato, tutte le volte che Dio chiama per nome due volte nella Bibbia, hanno a che fare con dei momenti decisivi della vita dei protagonisti. Anche Mosè sente che è giunto il momento per la svolta. È il momento in cui deve essere veramente disponibile nei confronti di Dio. È Dio che cerca Mosè, però, e lo cerca là dove è. È il luogo dove si trova Mosè che raggiunge Dio, qualunque esso sia. Fosse un luogo miserabile, un luogo brutto, abbandonato, maledetto, quella terra è santa, perché lì c'è la presenza di Dio e lì la gloria di Dio si manifesta. Ritorniamo al nostro testo di Esodo 3, versetti 4 e 5. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo sacro. Ora immaginate di dover essere in campagna, vicino a un pruno ardente che non smette di ardere. Ci saranno dei tizzoni, c'è del fuoco, c'è anche del pericolo. Non è così semplice togliersi i calzari, potrebbe essere pericoloso, e la presenza di Dio è così, fratelli. È al tempo stesso attraente, confortante, dà calore, ma è anche rischiosa e ustionante. Infatti, in quella scomoda postura, scalzo, vicino al pruno ardente, Mosè riceve la sua chiamata. Adesso, dopo l'incontro con Dio, possiamo nuovamente chiederci: chi è Mosè? Mosè è il liberatore del suo popolo. Mosè è la chiamata che ha accettato da Dio. E nulla delle inclinazioni della sua vita pregressa appaiono adatti a questa chiamata. Mosè non sa parlare bene, è un fuggiasco, è un pavido, è un assassino, non ha una cittadinanza egizia e neanche tanto gli ebrei lo vogliono. Mosè però non è più scalzato dagli eventi della sua vita e adesso è scalzato da Dio stesso. I conflitti a lui esterni, divenuti poi interni, adesso hanno una possibilità di trasformazione della sua vita stessa. C'è la possibilità che in quel compito che Dio gli ha dato, Mosè trovi la sua stessa identità. Chi è Mosè adesso, fratelli? È colui che è incaricato di guidare il suo popolo, quello ebreo, verso la liberazione. Certo, Mosè avrebbe potuto fuggire di nuovo, l'aveva fatto già una volta davanti al faraone, avrebbe potuto darsela a gambe con Dio, come aveva fatto in precedenza con il faraone, ma non fa così. Mosè è pronto, accetta la sfida, accetta la sua nuova identità che indissolubilmente
legata alla sua chiamata. Da ora in poi a definire l'identità di Mosè non sarà più il suo gesto violento di assassino, né il suo pavido sottrarsi alle sue responsabilità. Da ora in poi la chiamata e la promessa di Dio di essere al suo fianco saranno la sua ragione di vita. Ed egli dovrà scoprire che quel suo essere scampato alle acque è ora divenuto un compito che deve estendere a tutto il popolo di Israele. E come sappiamo, così succederà. Il Dio attraverso Mosè aprirà le acque di tutti e saranno tutti degli scampati dalle acque. Dio spesso viene nella nostra vita per offrirci consolazione e protezione, fratelli, specie nei momenti difficili, e noi vorremmo che fosse sempre così. Ma egli viene anche a gettare scompiglio nei nostri agi, nel nostro comfort, nelle nostre strutture mentali, nel nostro proposito di defilarci dalla storia e dai conflitti della storia. Dio viene nelle nostre vite, fratelli, come una passione interiore che arde, come quel pruno e non si consuma, e come un fuoco di giustizia che brucia la paglia delle nostre capanne fatte di nulla. Dio viene e ci affida un compito, e dentro quel compito che ci viene affidato, ecco che abbiamo ritrovato anche noi la nostra identità, anche se non ce ne davamo più pena di cercarla. Che il Signore, fratelli, il mio augurio per questo primo sabato dell'anno è che in questo anno ci chiami per nome due volte, anche a noi, e noi possiamo essere pronti a rispondere. Eccomi. Vogliamo ringraziare il Signore per questo messaggio profondo. E io lo ringrazio perché ce l'ha dato. E vi invito a cantare l'inno 410.
Amato Padre Onnipotente, ti invochiamo questo primo sabato dell'anno a benedire questa Chiesa tutti i sabati che verranno, Amen. Ad entrare nella vita di ciascuno di noi come sei entrato nella vita di Mosè, sconvolgendo nella quotidianità per avvicinarci a te, non nel comfort, ma nel tuo amore, nella tua vicinanza, perché possiamo essere salvezza per tutti quelli che ci circondano. Amen. Benedici la Chiesa di Bari affinché in questa città possa essere il sale su questa terra, possa aiutare chi ne ha bisogno, possa portare la tua buona novella a tutti. Amen. Queste cose, Padre, te le chiedo senza merito alcuno, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ricevete la benedizione dal Signore. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Buona continuità del sabato. Grazie. Grazie. Ciao Nicola. È andato oggi? Sì, sì. Mi ha detto. Ciao Rosario, anche con voi che ne avete bisogno. Ciao. Come me. Scusate, per cortesia, scusate.